Ringrazio tutti, ringrazio anche Lauria per la sua presenza qui oggi, uomo di Repubblica, conosce bene la Sicilia, ma devo voltare pagina perché proprio a proposito degli sprechi, voi non avete idea di quante situazioni strane ci sono nel nostro paese, rimanete qui, no? Ci sono per esempio caserme vuote che potrebbero essere utilizzate magari da uffici dello Stato stesso, da amministrazioni dello Stato, penso ai caserme dei Vigili del Fuoco, penso a caserme dei Carabinieri, penso anche alle famose questure, che in alcuni casi sono in uffici particolari dove si pagano fior fior di affitti. Ho avuto notizia che a Pesaro c'è un problema perché esisterebbe una caserma in parte vuota dove potrebbe andare la questura, che invece paga un affitto altissimo alla provincia. La provincia dice andate via dai nostri uffici, andate da un'altra parte perché io vorrei incassare ancora di più. Insomma, è un caso strano. Roberto Campagna è andato a Pesaro. Okay. Questura piccola con tanti problemi. Addirittura il questore, che un tempo alloggiava in questura, non ha più il suo alloggio, perché questo alloggio è stato adibito a uffici della squadra mobile, perché i colleghi non ci stavano più. E questo significa da vari anni un costo in più per la collettività, perché chiaramente il Ministero deve pagare un affitto in un alloggio residenziale al questore. Voi pagate un affitto qui perché sono gli uffici della provincia, no? Sì. Quanto pagate di affitto? Paghiamo più di 260.000 euro all'anno. Questa palazzina è già sotto sfratto, è della provincia, da quello che ci risulta la provincia dovrebbe averla già venduta. Che succederà adesso? Credo che in tempi brevi dovremo lasciarla. È stato dato un preavviso di sfratto al Ministero degli Interni perché dal 31 dicembre del 2008 di fatto la questura occupa locali senza avere alcun titolo e quindi senza avere alcun contratto. Ci sono le soluzioni, come per esempio utilizzare i locali dell'ex caserma Cialdini, che è praticamente vuota, all'interno della quale si potrebbe portare la questura. Tra l'altro la caserma è di proprietà dello Stato. Quello che viene indicato come possibile sede della questura è questo angolo qua che dà praticamente davanti all'ospedale. Si parla di una nuova questura dagli anni 80, insomma, da quando c'era Scalfaro, ministro degli interni. Soldi di affitto, di acquisto, soldi anche di progetti. Il ministero sembrerebbe che non è disposto a cederla. Perché... Diciamo che il ministero dice che le aree sono tutte utilizzate dal 28esimo, che è un battaglione operativo. Bisognerebbe che il ministero degli interni e il ministero della difesa qualche volta parlassero tra di loro. Questa qui è l'ala inutilizzata della caserma Cialdini. Sta cadendo in malora, se vedete gli stucchi stanno cadendo. C'era fino al 1 gennaio del 2005 la formazione dei militari di leva. Avete fatto un calcolo di quanto costerebbe la ristrutturazione di questo stabile? Sì, 3 milioni di euro riusciremo a rendere fruibile per la Polizia di Stato e per i cittadini una struttura che oggi sta totalmente decadendo. Quindi facendo i conto con quanto pagate d'affitto praticamente potrebbe essere una convenienza. La rata di mutuo sarebbe di gran lunga inferiore di quanto oggi paghiamo per gli affitti. Allora, per risolvere questo problema abbiamo chiamato in collegamento Matteo Ricci, che è il presidente della provincia. Benvenuto. Benvenuto. Matteo, benvenuto. Salve a tutti. Salve a tutti. Buon pomeriggio. E abbiamo chiamato anche un personaggio che può darci delle chiarezze su questa questione, perché è il comandante, è un generale, quindi ha tutta la logistica delle Forze Armate Italiane nelle sue mani. Il generale Ruggero. Prego, generale. Ce l'abbiamo, generale? Sono qui. Ah, scusi che qua oggi apriamo. Abbiamo diviso il presidente della provincia. Allora, rimanga lì un secondo. Abbiamo tempo? Quanto ho prima la pubblicità? Allora, mi dice la situazione, gentilmente, al volo. C'è questa caserma dell'esercito e lei vorrebbe mandarla lì, questa questura. È così o no? Ma c'è la possibilità di fare un'operazione virtuosa tra enti locali e ministeri dello Stato. In verità il Ministero degli Interni paga la metà di quello che dovrebbe pagare per gli edifici della questura, che sono in edifici della provincia. Che sono suoi. C'è un'esigenza... Quanto vi dà all'anno? Quanto vi dà all'anno? 266.000 euro. Dal 2008 il canone dovrebbe essere di almeno 468.000 euro, quindi quasi il doppio.
e quindi c'è un contenzioso aperto. Quindi lei Ricci dice, mi scusi se interpreto, lei dice se io avessi quei locali potrei incassare molto di più probabilmente, quindi sarebbe un beneficio. Ma perché non riesce a mandarli in quella caserma? Scusi, perché la questura non va in questa caserma, secondo lei? Ma intanto potremmo utilizzare le risorse in più per metterle nelle strade e nelle scuole, viste le condizioni nelle quali purtroppo sono i finanziamenti per strade e scuole. È da un anno che ragioniamo su questa ipotesi di utilizzare una parte della caserma, fra l'altro in accordo con l'Agenzia del Demanio. Però non ne venite a capo, è così? Perché il Ministero della Difesa continua a dire al Ministero degli Interni che tutti gli spazi della caserma servono al 28esimo reggimento. Allora, siccome il Ministero della Difesa ha accettato gentilmente di venire qui per chiarire, tra qualche istante li sentiremo. Devo ribadire invece che il consigliere Ambrosi dice non è vero, io Fiorito ha detto che ricevo questa indennità, questo vitalizio, lui risulta a lui e ha scritto, dice io non lo ricevo, ne avrei diritto, ma per una questione morale non lo ricevo, ne ha scritto male, quindi spero che adesso abbia contentezza di quello che ho detto, ci vediamo dopo la pubblicità, il generale ci chiarirà se si può fare questo accordo per risparmiare oppure la difesa la pensa diversamente. Via la pubblicità. Siamo tornati, allora il caso di cui stavamo parlando si svolge a Pesaro. A Pesaro c'è una questura che paga l'affitto alla provincia. La provincia dice ma non potete andare in una caserma sempre dello Stato in modo tale che io posso affittare quei locali a molto di più e incassare dei soldi per tappare le buchi delle strade e quant'altro, cioè mettetevi d'accordo, Ministero della Difesa, Ministero dell'Interno, fate un accordo in modo tale che la provincia possa usare meglio questi soldi. Questo sostiene Matteo Ricci, però dice Matteo Ricci che il presidente della provincia che è in collegamento con noi è un anno che andiamo avanti, allora per risolverla vediamo, abbiamo invitato il generale Ruggero che coordina tutta la logistica, quindi ha un ruolo importantissimo, la logistica sono le caserme, distribuzione degli spostamenti, cioè no, è l'uomo che sa. Questa caserma ha una piccola parte, mi sembra che è vuota al momento, ma ha una parte importante che invece viene, si lavora in quest'altra parte, o sbaglio? Sì, intanto dottor Getti vorrei rappresentare un attimino a tutti i cittadini che l'esercito mantiene la propria disponibilità, usa soltanto le infrastrutture di cui ha bisogno e cediamo prontamente all'Agenzia del Demanio. Anzi, lei dice, tutte le infrastrutture stiamo cercando di darle, ma esatto, quella non la vuole dare però, vero? Per quanto riguarda Pesaro, l'unità, il 28esimo Pavia che è stato citato, un'unità di comunicazioni operative importante non soltanto per l'esercito ma per la difesa e ha un'importanza elevatissima anche in ambito NATO. È un'unità interessata da un progetto che è tuttora in espansione, è stata fondata nel 2003, essendo formata... Quanto avete investito in quell'altra parte della caserma, anche per essere chiari? In realtà in tutte e due, anche nella Cialdini che citava il Presidente Ricci, gli investimenti ammontano già a circa 10 milioni di euro e sono tuttora in progressione, tra cui anche la palazzina che è stata citata per circa 2 milioni di euro verrà ristrutturata a partire da quest'anno, ci sono le verifiche sismiche in atto. Quindi lei dice, scusi generale perché vado di fretta che ho Matteo Salvini pronto dall'altra parte ad aspettarmi per sapere quello che succede nella Lega adesso. Noi non è disponibile. Non possiamo cederla perché in teoria dovremmo ricostruirla chiaramente in un altro luogo all'interno appena fuori quanti la caserma. Quanti uomini ci sono in quella caserma? Ci sono 600 uomini di cui più di 500 professionisti. Che quindi portano del benessere anche alla città di Pesaro. Allora Ricci, da quello che capisco, cosa vuol dire al generale? Perché non mi sembra che se ne esca. Ma intanto per noi il 28esimo reggimento è un grande orgoglio perché svolge, come ha detto il generale, una funzione straordinaria nelle missioni di pace. Però il generale sa che fino al 2005 c'erano 1500 persone lì dentro, fino a che c'era il servizio di leva. Oggi ce ne sono meno della metà. Non ci siamo inventati noi la disponibilità degli spazi, ma l'abbiamo costruita insieme alla prefettura, all'Agenzia del Demanio. E credo che sia sano e saggio in un momento come questo di spending review cercare di razionare gli spazi, in questo caso dando una questura nuova a Pesaro nel centro della città, facendo risparmiare il Ministero degli Interni, liberando risorse agli enti locali, ottimizzando però, in generale il patrimonio allora, dello Stato. Ricci, si può fare e si deve fare perché siamo in un momento straordinario sì, ma e i cittadini non riescono non a capire. Allora, Ricci, noi abbiamo Scusi, Ricci, ho pochi minuti perché ho bucato col tempo e lei lo sa.
avevo già dato la mia disponibilità a parlare. Ricci, lei mi dice questo, io sono d'accordo con lei, ma la risposta la deve dare il generale a nome della difesa. Allora, si può fare o no, se generale, posso, secondo non, lei? Non si può fare per il semplice non motivo. Si può fare. Ripeto, è vero che fino al 2003 c'erano 1500 militari che facevano l'addestramento di base, quello che si faceva con la leva. Attualmente c'è un'unità ad altissima specializzazione, richiede molto spazi, molti spazi, perché ci sono centri di produzione TV, centri di produzione radio, sì, tipografie industriali. Lei ha i suoi motivi, quindi non si riesce a fare. Non è assolutamente possibile. Allora, Ricci, abbia pazienza, io ho dei tempi contati, Presidente. Il generale mi sembra sia stato chiaro. Ricci, ha speranza di aprirla o no? Siamo stati chiari anche noi. In questo momento è inaccettabile che due ministeri dello stesso Stato, che hanno un problema enorme, non collaborano con gli enti locali per trovare una soluzione. Allora, noi ci siamo rappresento dottor Getti, che nel 2006 e sono convinto noi che abbiamo una ceduto un'area al centro di Pescara, in località Pantano, per la costruzione della prefettura. L'esercito, anche a Pescara, come in altre località d'Italia, generale, ha reso disponibile ciò che non serviva. Mi scuso quindi per i tempi ridotti, però mi sembra che questa soluzione sia di difficile risoluzione, scusate il gioco di parole, però era importante far capire che i ministeri devono dialogare. Grazie Presidente, grazie, scusatemi, ma dall'altra parte c'è Matteo. Eccoci qua.